Mi ha raggiunto qui al Museo Antonio Manzi di Campi Bisenzio in provincia di Firenze la bellissima notizia del contributo aumentato da parte del Ministero per il Carnevale di Fano. Si passa da 30.000 a 160.000 grazie alla richiesta del Comune di Fano, quindi ringrazio gli assessori Cora Fattori, Etienne Lucarelli, i funzionari Danilo Carbonari e Davide Frulla per aver intercettato assieme a me questa grande opportunità. Ringrazio poi tutto lo staff della Carnevalesca, a partire dalla Presidente Maria Flora Giammaglioli, Vicepresidente Stefano Mirisola e tutto il comparto amministrativo capeggiato da Alessandra Patregnani, Rita Manzini e Giada Ugolini per il grandissimo lavoro svolto. Nuove opportunità per il Carnevale di Fano e quindi avanti tutta! Fano è la città del Carnevale, è per questo che il Comune di Fano da anni lavora per sostenere il Carnevale e lo fa non solo con il finanziamento che ogni anno dà al Carnevale, ma lo fa anche scrivendo i bandi per ottenere finanziamenti regionali e ministeriali. Ecco che nel bando del Ministero della Cultura di quest'anno, studiandolo bene, andando a fondo, siamo passati da 30.000 euro a 160.000 euro. Siamo molto contenti perché questo è stato possibile grazie al famoso gioco di squadra. Ne parliamo tanto, da soli non si fa nulla. Ringrazio l'ente carnevalesca che si è messa al nostro fianco e gli uffici del comune che si sono messi a fianco dell'ente carnevalesca, la politica ha fatto da collettore in tutto questo e siamo riusciti a produrre un progetto che arrivasse a 160.000 euro utili a questo carnevale, ma soprattutto in un momento di passaggio nella tipologia di bando darà la possibilità il prossimo anno di richiedere comunque cifre sempre di pari importo. Quindi speriamo che sia l'inizio di altri finanziamenti sempre più copiosi per la nostra manifestazione tanto importante e tanto identitaria. Un riconoscimento molto importante da parte del Ministero della Cultura, che viene da un progetto ovviamente lungo 3 anni, realizzato insieme all'ente carnevalesca, ma devo dire realizzato con una rete di carnevali italiano che oggi vede la presenza di 9 carnevali, ma che si amplierà, che la rete UNESCO e la rete dei carnevali storici, che ci ha portato a concepire un progetto che abbiamo realizzato come Comune di Fano insieme all'ente carnevalesca, che guarda al Carnevale di Fano, guarda al percorso dei carnevali storici e guarda ad una serie di materiali e di prodotti che valorizzeranno molto il Carnevale di Fano nel contesto nazionale ed internazionale. Ecco, il riconoscimento del fondo del bando con 160.000 euro in dotazione porta proprio un progetto che guarda a tutto questo e che valorizzerà il Carnevale di Fano.